post-punk si tinge di psichedelia in questo caso. In realtà non sono gli unici a farlo. Nel 1983 vi ricorderete Ocean Rain, l'album di Echo and the Bunnymen, anche se loro avevano altri punti di riferimento, in particolare i Doors, ma comunque siamo al 1983, vi dicevo, esce il primo disco dal vivo, Nocturne, viene considerato dalla critica uno dei più bei dischi dal vivo mai pubblicati, e ce ne sarà anche un secondo diversi anni dopo, che si intitola The Seven Year Itch, che prende appunto il titolo di un film che appunto era uscito negli anni 50, quando la moglie in vacanza, 1955, appunto, quindi ci saranno appunto diversi agganci con il cinema di una volta, poi vedremo anche in futuro appunto nel corso della serata. Quindi siamo appunto al 1983-84, esce il disco successivo che si intitola Heine. Anche qui ci sono degli arrangiamenti molto più ricchi rispetto ai dischi precedenti. Inizia con l'orchestra questo disco, con Dazzle, quindi con questa intro orchestrale. In realtà il pubblico e la critica si polarizzano con questo disco, perché c'è appunto chi dice: quando un disco inizia che sembra un album dei Moody Blues, c'è qualcosa che non va. Quindi questa orchestra molto sbrodolata a dita di molti. E poi soprattutto alcuni cominciano a dire: beh, l'arrangiamento c'è, è molto curato, però la canzone effettivamente... Quindi non c'è più un'unanimità di consensi da parte della critica, però comunque il pubblico sembra ancora reagire bene, tant'è che Susan Banshees in questo periodo vanno anche spesso a Top of the Pops, non con Swimming Horses, con altre canzoni, appunto estratte anche da questo Aina. Cosa succede? Che se ne va anche Robert Smith, perché chiaramente da una parte lavora anche al disco successivo dei Cure, che è quello del 1984, da Top, e quindi non ha il tempo, insomma è praticamente sempre in giro, in tour con gli uni, in tour con gli altri. A un certo punto va da Susie con un preavviso di 2 settimane e dice: no, dovete trovarvi un altro chitarrista perché io non ce la faccio. Addirittura va con il certificato medico e dice: sto andando veramente via. E chiaramente Susie se la prende, diciamo Severin è quello più comprensivo dei due, ma Susie dice: ma insomma 2 settimane, avevamo anche un tour. E dopodiché, per discolparsi, Robert Smith in un'intervista ha detto: beh, 2 settimane di anticipo, loro erano abituati a gente che il giorno prima li mollava, quindi insomma probabilmente c'è ancora un po' di accredine tra i due, ma non lo sappiamo. A che entra in gara un altro chitarrista, un altro musicista, che è John Valentine Carruthers, dai Clock DBA, e fa parte appunto entrerà a far parte dei Susan and Banshees per questo disco che è Tinderbox, dove andiamo ad ascoltare la canzone successiva, e poi per un disco di cover, come vi dicevo prima, che si intitola Through the Looking Glass. Ecco qua, siamo comunque nel 1986, questo è il Melody Maker del 19 aprile, a Call Upon the Rest, siamo appunto insieme a It's Immaterial, Echo and the Bunnymen, di cui vi parlavo prima, i Waterboys, Funny and Cannibals, e ci sono comunque ancora loro sulla cresta dell'onda, come vi dicevo prima. Questi sono appunto degli scatti realizzati nel 1986. Vedete anche com'è cambiata l'immagine in questo momento di Susie, quindi molto più appunto lady, sofisticata, poi con questo tu, con queste, veramente comincia a tirar fuori altri argomenti, insomma, rispetto ai primi anni. E la canzone che vi propongo appunto dall'album Tinderbox è una appunto dei loro più grandi successi di metà anni 80, Cities in Dust, che riprende appunto la narrazione di Pompei, quindi della situazione di Pompei, la fa diventare comunque una canzone con questo campanellino che scandisce il riff di tastiera, e comunque una canzone che entrerà a far parte dell'immaginario collettivo non solo New Wave, Dark, ma anche del grande pubblico. La canzone è stata